Buongiorno, buonasera ragazzi, bentornati su un nuovo video. Siamo su Sensei Legend of Justice e di conseguenza con me c'è Ciao a tutti ragazzi! Tornayei, perché siamo qui perché è uscito un nuovo personaggio. Ora è Nebula Shun. Ora Nebula è un personaggio che, come tutti quanti quelli ML, viene regalato come prima copia. Eccolo qua. È un assist. Partiamo da questo, perché è uno dei pochi assist di questo gioco. Il problema è che proprio questa categoria io non la capisco troppo, nel senso, chi c'ha di veramente forte a parte Mu? Ecco, Asterione. appunto, cioè, siamo messi male, ragazzi, perché Misty, sì, giocabile, però, insomma, Athena, cioè Saori, forte, sì, ma no, non proprio tutto questo capolavoro. Tethys, stessa cosa, tutti i personaggi molto meh, tranne Mu. Ora, io e ci siamo già dati una detta a Shun, però mi sembra che rimanga molto sulla falsa riga di questo che ho detto. E che io sinceramente non capisco troppo. Che in realtà il supporto dovrebbe essere quello che sinergizza meglio all'interno di vari team. Però, andiamo a vedere Nebula Storm, la sua ultimate, fa le sue solite onde, chiamiamole così, di nebulosa. Purifica da tutti i debuff sui alleati, il che già è buono, e inoltre alza la Swift di 75 per 8 secondi. Buonissimo, perché, però l'unica cosa è che questo è un ultimate. Non lo so, cioè, un po' meglio, però. Inoltre rende immune ai controlli per i prossimi 5 secondi, quindi bisogna vedere quanto spawncasta, perché se nasce e spawncasta, cioè le casta subito, allora buono. Però io penso che ci metta un po' ad arrivare alla ultimate. Poi la duration della Swift, cioè la durata della Swift, mi è alzata da 10 secondi. Allora, poi Thunder Wave, l'attacco di Shun solito. Attacca i nemici solo della front row, quindi non è AoE totale. E in più li tracca. Li segna. Come cazzo? Oddio, aiutami. Li evidenzia, come cazzo? Non possono doggiare l'attacco, da come ho capito io. Sì. Che, cioè, gli mette un marchietto, chiamiamola così, tipo il mirino, e gli dice voi non potete doggiare. Fa un danno discreto, dico discreto perché l'attacco di base del personaggio è basso, come giusto che sia, eh. Però, non lo so. In più, sotto dà che il danno viene convertito in uno scudo. Ma penso che questo scudo sia solo, no, sul random alley. È random, stavo per dire sul suo Esatto. compagno di merenda, invece è random. Lo scudo dura 6 secondi, si spacca decisamente prima. Livello 3, ruba 1000 di cosmo, questo è buono. E lo aggiunge a se stesso, ah no, pure a se stesso è un alleato. Allora, il fatto che lo dà a se stesso è buono perché aiuta a castare prima la ultimate, quindi questo è buono. L'alzata di danno del livello 4 è palliativa, però vabbè, comunque un'alzata di 70 è un buon moltiplicatore. Questo non so con quale coraggio si possa mettere lo Shield Assassin su Shun, però va bene. Se tre, beh, se tre o più nemici hanno esattamente lo stesso buff, ok, li toglie Allora questo buff immediatamente. Se trigger, questa cosa triggerà un intervallo di 5 secondi per dispellare. Se tre o più alleati hanno lo stesso buff, il buff viene purificato immediatamente. E la purificazione triggerà intervalli di 5 secondi. Un pensa non debuff debuff, mi infatti, pareva strano. Quello che io mi chiedo: ci sono personaggi che spammano buff o debuff a parte Pandora? Perché Magari usciranno. io ma non mi ricordo. Io qui non. Allora, qui si vedono molto spesso gli stessi PG. Difficilmente vedete PG esotici, chiamiamola così. Perché ovviamente le risorse su cui investire, anche perché shoppa tanto, non sono così infinite come sembrano, perché questo gioco costa veramente tanto, perché non ne ha bisogno. Quindi sono stati furbi, hanno detto se volete accelerare vi facciamo pagare l'ira di Dio. Qual è il problema? Chi ha shoppato tanto si è fatto tanti PG, però ovviamente usa sempre quelli che sono più forti. Il più forte, mettiamola così, di quelli che mettono tanti buff o debuff, l'unica che mi viene in mente è Pandora.
Non me ne ricordo altri che fanno questo. Cioè, Shun può essere forte, per esempio, in team contro i ghiacciolini. Sì, lì è forte. Contro i cinque bronzini, forse può essere giocabile. Però, vabbè, Rolling Non so Defense. come interagisce con il sonno di Hypnos. Non è purificabile quello, mi pare, Sai che non lo no? Bisognerebbe poi andiamo a vedere su Hypnos, questo non mi so. ricordo. Quello e con la pietrificazione magari è forte contro. Contro Algol nella storia potrebbe essere effettivamente utile, però no, perché quella di Algol è su 2, lui va su 3. Devono essere 3, quindi no. Quando Shun colpisce con qualsiasi skill, viene colpito da qualsiasi skill, la catena riduce i danni del 45%, tank della Madonna, e contrattacca il target facendo 200% del suo stesso attacco e applica l'elettricità per 4 secondi. In stato di elettrificazione, il target prende il 25% di danno in più e in più ha una possibilità di entrare in uno stato particolare, lo stiffness. La skill può triggerare interrente di 4 secondi. La catena riduce i danni presi del 75%, in pratica non può morire. Ma non ha intervalli questa cosa? Vabbè, non è fortissima comunque, cioè sembra veramente fortissima la Rolling Defense, ma non lo è. Che qual è il problema? Quando viene colpito da una skill, bisogna vedere se prima devi pigliare il danno della skill. Esempio pratico, se avete un Aiolos che vi one shotta, e non penso che la catena prenda, perché se triggerà sempre, è praticamente una defense reduction costante del 75%, mi sembrerebbe un po' troppo forte. Dipende quanta vita e quanta difesa gli è andata. Eh sì, la difesa è altissima, anche la vita è abbastanza buona, però boh, non lo so, non lo vedo troppo forte, va visto in game probabilmente. Comunque, quando la difesa della nebulosa contrattacca il target, li dispella tutti i buff. Buono. Nebula contrattacca intervalli di 1,5 secondi, la percentuale di trigger. Contrattacco viene alzato a 300 di attacco, quindi più offensiva, va bene. Ogni volta che Shun bonifica un alleato, gli recupera il 5% della vita massima per ogni debuff, fino a un massimale del 25%. E non è male. Il problema è sempre lì, i debuff e i buff non sono così tanti. E Non lo magari so, è quello strano. alla Eh sì, fine ma infatti dispella, ti probabilmente bisogna passa. vedere. Hai detto bene all'inizio, bisogna vedere più per il futuro, probabilmente, sai? Adesso è molto situazionale, Sì. dipende se sai già che compa hai contro e sai che ti può essere utile, lo metti. Ecco, non è che sta lì e lo metti in tutte. Però l'ultimo effetto, però secondo me non è fortissimo per costare così tanto, perché ogni volta che Shun dispella un nemico, questo nemico viene stunnato per 0,5 secondi per ogni buff, fino a massimale 2,5. Insomma, il danno causato dalla Thunder Wave diventa True Damage. Essendo a 3 True Damage, buono, anzi forte, molto, molto forte, è abbastanza fattibile. In più, quella al massimo è alza del 100% lo scudo applicato dal rubate del cosmo di Thunder Wave. Penso che la prima Allora, parte l'hanno messa perché il danno era pochino, quindi meno diventa così. Sì, 2000 di cosmo rubato, giusto? Perché era 1000. era Ok. E mille, lo scudo quant'era? Aspetta. Non ricordo. era mille. Era il 200%, no? È il danno fatto. Il danno fatto più 100%. Essendo che viene tramutato in True Damage, il danno fatto, se viene applicato dopo, è molto forte perché il True Damage ovviamente ignora tutto. Però viene applicato sempre un alleato, giusto? Sì. È Randomico. quello che è random la fregatura, probabilmente, sai? Però non è scarso. Non è scarso assolutamente. Però ti posso dire che lo vedo ancora sotto a Mu. Cioè, come assist, io vedo ancora prima di tutti Mu. Che ci può stare? Mu completamente Lui, massacro forte. sì, lui è un pochino sotto, perché allora, se vi riprendo Eccoli. Mo, allora, Starlight Extinction,
Suprema Arcana di Mu fa il 280, quindi già più alto di quello di Shun. E lo fa su tutti. In più mette uno stato di blind, cioè mi impediscono di essere ittati a cui viene marchiato. Altre danno al 320, la riduzione di Cosmo presa da quelli sotto blind del 30%. Crystal Wall protegge tutti quanti e gli dà una damage reduction a tutti del 25% per 4 secondi. Alzata poi diventa per 5 secondi al 35%. Shun ce l'ha a 75, ma solo per se stesso. Sì. Liling Mu cura per il 300% del suo attacco, che non è basso. E vabbè, adesso ve lo vedete maxato così, ma di base non è basso. È più o meno simile a quello di Shun, non tanta differenza. Dura 3 secondi in più così e arriva fino a 75 d'attacco per secondo, che è tanto. In più diventano invincibili per 3 secondi. Lo stato di invincibile vuol dire anche immune ai debuff. Ma se questo non dovesse bastare, Crystal Net, quando un nemico, quando ci sono due o più nemici buffati, dispella questi due buff. Cioè, siamo più o meno sempre lì. Più vengono Sì, silenziati e questa non la vedete mai. Infatti, la Crystal Net io non la vedo mai e ce l'ho maxato. Come vedete, mi mancano solo le costellazioni. Plot maxata, qui prende più secondi a Crystal Wall, più cura e più damage reduction. Passa al 50%. Il livello 1 è quando siete sotto il 30% di vita. La prima volta lui mette uno scudo, si aumenta uno scudo al 300% del suo attacco. Dopo sarebbe che la prima volta che andate sotto il 30%, cassate immediatamente Crystal Wall, non potete più perdere praticamente. e diciamo che Shun in più fa che indebolisce il danno e ruba Sì, il cosmo. E però ti dico, la vedo comunque più scarsa di questo kit. no, no, beh, È mo più è DPS probabilmente però Shun, sai, perché comunque quel True Damage lo rende più forte di questo Mu a livello di attacco. Cioè probabilmente potrebbe essere quasi utile portare tutti e due i PG insieme, sia Mu che Shun. Perché probabilmente l'effetto di Dispel... E se quello lì aveva due cose vengono dispellati, quindi triggererebbe sia Shun che Mu. Credo. Shun triggera solo se sono tre o più nemici. È quello che mi frega, qui mi fa No, dire che no, no, non mi piace. dispella anche sul target di quando lancia la catena. Sì, però lì dico, triggererebbe anche Mu. Tipo, tira la catena di Shun, no? Purifica. Essendo che ha tolto quei debuff che ha quel target, Mu pure triggererebbe. E quella è la mia domanda. Perché è un PG molto più situazionale Shun rispetto a Mu. Mu lo mettete come difesa. Però in alcuni casi è sicuramente più forte di Mu. Generalmente però a livello di danno è sicuramente più costante. Cioè, probabilmente se voi avete un defenser davanti come Seiya e Atena, o come Seiya e Sirio, o come Sirio e Atena, forse è meglio Shun messo dietro al centro, così che venga preso come target principale della retroguardia, tanca tutto, buffa, debuffa. Forse a quel punto può essere meglio Shun, però fuori da una frontline immortale, cioè che si autocura come Doko, Sirio, appunto questi così, secondo me è più forte Mu. Concordo. Insomma, ragazzi, questo è il nuovo personaggio. Inizieranno ad arrivare appena io ho un po' più di tempo o riesco a rapirlo definitivamente i video sulle modalità del gioco. Il rapimento, vi ricordo, che è una cosa molto apprezzata da EA, quindi non mi raccomando, Sì, assolutamente. non chiamate la polizia per salvarlo. Noi ci vediamo in un prossimo video, grazie ancora EA e niente, vediamo che cavolo succede. Mi raccomando, fate tutti gli eventi che stanno dando una marea di roba, veramente una marea di roba. E l'ha già finito, io vi porterò come principale showcase settimana prossima due fullato. Me ne manca una copia, me ne mancano 5 pull. Tanta roba. Non ha senso. Ciao ragazzi! Ciao.